Continuiamo con le premiazioni e quindi con la sezione giornalismo. Riceve il Premio Nazionale Paolo Borsellino 2022 per il giornalismo Carmine Perantuono, giornalista, direttore dell'emittente TV Rete 8. Premia il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari. Prego, direttore. Grazie. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a te. Buongiorno. Giornalista professionista dal 1997. Ricopre il ruolo di direttore news del gruppo editoriale Rete 8, prima emittente abruzzese. Da sempre in prima fila nelle battaglie per i diritti dei cittadini, contro i soprusi del potere, per la legalità. Ha dimostrato negli anni di sapere bene che, accanto alla parola informazione, va sempre l'aggettivo libera. Grazie. 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 Direttore, ci siamo visti qualche ora fa. Sì, esatto, esatto. Questo a dimostrazione del fatto, dell'impegno dell'emittente Rete 8, che tra l'altro ci ospita, e soprattutto di quanto il giornalismo sia fondamentale per promuovere la cultura della legalità, anche e soprattutto in ambito regionale. Ora. Intanto, sì, io leggo questo riconoscimento in una duplice chiave. Intanto noi siamo giornalisti e lo dico a nome della nostra proprietà, della nostra redazione che è onorata di questo straordinario premio. Siamo giornalisti e quindi facciamo il nostro dovere, il nostro mestiere, lo facciamo in una regione in cui non ci sono tante fonti di informazione, quindi avvertiamo ancora di più questa responsabilità, la responsabilità di essere nelle strade, vero Domenico? Di essere al servizio dei cittadini che soffrono, che hanno qualcosa da denunciare, che hanno anche dei soprusi da denunciare. E anche a noi è capitato, e lo sa proprio la persona che è qui a fianco, non sapevo che ci fossi tu Domenico. Abbiamo ricevuto delle minacce, i nostri giornalisti lo hanno ricevuto, anche qualche messaggio in certi quartieri. Noi abbiamo sempre reagito facendo il nostro mestiere, dando le notizie, dando anche conto dell'azione meritoria delle forze dell'ordine sul nostro territorio, che grazie a loro è veramente uno dei più sicuri d'Italia. Nonostante le infiltrazioni e le tentazioni che ci sono, sappiamo che siamo una regione di prossimità. Ebbene, noi facciamo semplicemente lo sforzo di raccontare, lo facciamo perché siamo ispirati dalla Costituzione italiana, da quel meraviglioso articolo 21 che dice: siamo liberi noi e difendiamo la nostra libertà di raccontare. Lo facciamo anche per esempio reagendo alle troppe, che iniziano anche in questa regione a dilagare, querele temerarie nei confronti dei giornalisti che vengono dai veri indagati, che vengono da coloro che commettono le cose che noi raccontiamo, ma noi non ci pieghiamo. E il secondo motivo di questo premio era quello che dicevi tu, Graziano. Io per questo lo colgo, perché avverto che non siamo soltanto un organo di informazione qui in Abruzzo, ma abbiamo l'ambizione di essere anche un'agenzia di promozione culturale, di promozione sociale, perché per noi il premio Borsellino è una parte integrante anche del nostro sforzo di essere presenti sul territorio. Lo stiamo facendo in questo momento perché siamo in diretta su Rete 8, aiutiamo a veicolare questi messaggi a questi personaggi in tutta la regione. Lo abbiamo fatto ieri sera raccontando le storie di Pinuccio Fazio, di Angelo Pellegrini, ma lo facciamo quotidianamente appunto sostenendo la vostra attività. E io penso che questo sia una gratificazione in più per chi fa il giornalista, avere anche un'utilità che va al di fuori del proprio mestiere. Due cose: antenne dritte, sono le antenne che voi dovete avere come sentinelle della legalità, è stato detto, perché va percepito qualche segnale. E poi le antenne dritte le teniamo noi, perché dobbiamo diffondere, disseminare il territorio dei vostri messaggi, e schiena dritta, che è quella che i giornalisti sempre hanno. Grazie direttore. Volevo un salutino velocissimo. Io vi ringrazio sempre con grande emozione. Salgo su questo parco, un ringraziamento particolare al premio Borsellino, con onore
porto il saluto dell'intera Assemblea Legislativa Abruzzese, anche io non sapevo che dovessi premiare te. Ecco, vorrei fare un ringraziamento a Rete 8, a tutte le televisioni private che abbiamo in Regione Abruzzo, che svolgono il vero servizio pubblico. Mi lasci dire questo termine. Telecamere sempre presente laddove ci sono i problemi, e io dico sempre, voi vi sostituite ad un pezzo importante dello Stato. Date voce a chi non ha voce e promuovete, mi lasci passare questo termine anche se prima è stato raccomandato, promuovete la legalità sotto tutti gli aspetti. Grazie a voi che siete il megafono degli ultimi e indifesi. Grazie, grazie, grazie davvero, grazie, grazie a lei.